Je suis scandalisé par le fait qu'on veut aussi vacciner des enfants. Parce que là, on touche vraiment à, 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 la, à la génération future. Il faut, il faut savoir que, par exemple, pour le glyphosate, n'est-ce pas, des travaux récents montrent qu'il y a des effets épigénétiques, c'est-à-dire les gens qui mangent du glyphosate dans leur alimentation, ils transmettent quelque chose qui va se produire dans les générations futures. Les fils, les petits-fils, les arrière-petits-fils vont souffrir. Pour bon, ceci, a été montré chez des rats pour l'instant, mais on peut extrapoler à l'homme. Donc il y a des effets épigénétiques. Il faut penser à ça, c'est-à-dire il ne faut pas seulement penser à ses propres générations, mais au futur. Et donc là, le messager, l'ARN messager que vous injectez. De, de votre vaccin, peut très bien avoir des effets aussi pour les générations futures qu'on ne détecte pas si on ne les cherche pas. Donc là, c'est la persistance, on va dire, de ces, de ces substances qu'on injecte sans vraiment connaître euh, les conséquences à moyen terme et à long terme. Absolument. Là, on nage dans l'inconnu total et et, et pour essayer proclamer la vaccination obligatoire pour tous, c'est une folie. C'est une folie vaccinatoire contre laquelle je m'élève je absolument. Et je ne dis pas bien sûr que et ce que j'ai jamais jamais dit et je ne prédis, prédis pas que tout le monde va mourir du vaccin, mais un euh, certain nombre de personnes vont souffrir du vaccin et ça n'est pas admissible. Donc ils vont souffrir au travers d'effets secondaires euh, qu'on n'a pas encore observés, qu'on n'a pas encore mesurés dans, dans, oui, dans il y a les des... études parce qu'on n'a pas assez de recul. Hein. Exactement. Il y a des effets à, 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 à plusieurs générations peut-être aussi, mais il y a des effets sur la même génération. Au bout de cinq ans, au bout de dix ans, c'est tout à fait possible, notamment pour les, ce qu'on appelle les maladies neurodégénératives. Alors, il y a des séquences euh, de, qui ressemblent à des séquences de prions dans l'ARN du coronavirus, et ces prions peuvent ordonner, enfin désordonner plutôt, des protéines naturelles euh, du cerveau euh, pour les modifier et en faire des, des, des prions. Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è venerdì 26 novembre, sono le 8.08 e anche questa mattina siamo in compagnia di Enrica Perucchetti. Ciao Enrica, che bello questo video di Montagnier. Ciao Riccardo, buongiorno a tutti, bellissimo, veramente bello, chiaro, divulgativo e già mi immaginavo lo starnazzare di alcuni personaggi, urlare, ma Montagnese è rincoglionito o robe del genere, no? Tu non lo sentivi come sottofondo, tipo quasi un pulviscolo atmosferico? Beh, parli di quel virologo che ha sicuramente un punteggio al suo livello, diciamo di certo, virologo. Come no. <ride> sì, sì, il punteggio è quello per vincere le batterie di pentole. <ride> esatto rincoglionito, poverino Montagnier, infatti dimostra eh. proprio di essere un gran rincoglionito infatti ci ha visto perfettamente ma passiamo subito alle notizie della giornata che sono tutte terribili le prime però eh, purtroppo questo è il periodo chiudiamo con una bella notizia eh, però ho fatto veramente il, il possibile per trovarne almeno una bella allora, l'EMA raccomanda l'uso del vaccino Pfizer per la fascia 5-11 anni questa è la notizia del giorno hai già messo anche tra l'altro come titolo eh, appunto della rassegna di questa mattina l'Agenzia Europea per i Medicinali EMA ha raccomandato di concedere un'estensione dell'indicazione per il Siero-Covid di Pfizer BioNTech per includere l'uso per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Il Siero è già approvato per l'uso in adulti e bambini di età eh, 12 e oltre. Eh, e rimandiamo ovviamente alla nota dell'EMA. E su questo. Uh, se uh, in qualche modo ogni tanto c'è la vocina della coscienza di Crisanti che batte un colpo Crisanti avrei aspettato ancora a decidere per il vaccino per, un, per i 5-11 anni avrei aspettato ancora a decidere sul siero anti-covid per i bambini nella fascia da 5 agli 11 anni e la posizione è che è stata ribadita a, ad ADN Cronos Salute da Andrea Crisanti nel giorno in cui l'Agenzia Europea del Farmaco EMA ha raccomandato con il suo Comitato per i Medicinali a uso umano l'estensione del siero anche appunto ai bambini ieri era stata l'Organizzazione Mondiale della Sanità a esprimersi con una dichiarazione provvisoria che pur riconoscendo sicurezza ed efficacia del siero ai bimbi a un rapporto rischi-benefici favorevole aveva puntualizzato come in questa fase immunizzare i piccoli sia meno urgente e prioritario rispetto a coprire fragili e anziani e alzare le coperture nei paesi poveri. Mamma mia, sempre le stesse argomentazioni, però in effetti sì, dai crisanti ogni tanto eh, utilizza quella parte di verità, sai, ma poi alla fine è, è completamente all'interno della narrazione, quindi fa un po' la parte del poliziotto buono ogni tanto. Non si capisce sì. bene se lo fa eh, perché è un po' naif, ogni tanto gli, gli sfugge o perché fa parte probabilmente anche questa della narrazione. Invece Speranza approva la terza dose Pfizer per tutti i maggiorenni. Una circolare del Ministero della Salute italiano raccomanda a partire dal 1 dicembre 2021 la somministrazione di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo, booster, di un ciclo vaccinale primario, anche i soggetti di età pari o superiore a 18 anni. Nei dosaggi allo scopo utilizzati, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario e, e purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 5 mesi, 150 giorni, dal completamento dello stesso, questa è circolare su regioni.it. E prima di passare alla notizia successiva, mettiamo però questo video. Questo succede in Spagna, questo è un pilota di Moto 3 durante un'intervista. Pedro Acosta se desmaya en un acto en Murcia tras ser campeón del mundo de Moto 3. Comenzamos bueno, con el vídeo. Pedro Acosta, por flamante campeón de, de Moto sin... 3, dio un susto a todos no los lo presentes consigo, a la recepción consigo... oficial que la región de Murcia le había preparado tras ganar el título el, mundial de motociclismo. El, de... el piloto de Mazarrón, que tiene 17 años, sufrió una bajada de tensión repentina en el momento en el que estaba dando su discurso en el Palacio de San Esteban, sede del gobierno de la región de Murcia. Fue el presidente autonómico de la región, el popular Fernando López Miras, quien pudo evitar que el piloto se cayera finalmente al suelo. Bueno, eh, esto no solo es mío, sino gracias, que es de todos los, los murcianos, sí, cuyo apoyo he es sentido. No Estaba afirmando eso, a Costa justo antes de parar de hablar y desmayarse. Pasados unos minutos, el, el piloto volvió a la sala y, para continuar con la recepción oficial junto al presidente autonómico de la región. De Murcia, Fernando López Miras. Estamos de vuelta, dijo el campeón de Moto 3. Che la prossima temporada si estrenerà in la categoria di Moto 2. Tantas cámaras mi han presionato e non temo in la cabeza che fosse un evento tan serio, bromeo. Hasta qui il bueno, video, e... non olviden dar like. Troppe telecamere l'hanno emozionato, è stata la. Già uh... non era abituato a essere un campione. No, no, Fiori, sono un pilota di Moto 3 che sta passando eh. la Moto 2, quindi Pedro Acosta. Comunque speriamo insomma, che non abbia nessun problema. Passiamo alla prossima notizia. Allora eh, rimanendo in tema Super Green Pass eh, si è espressa Maria Rita Gismondo eh, dicendo che di fatto è stato introdotto l'obbligo vaccinale Maria Rita Gismondo non ha dubbi si tratta di obbligo vaccinale non do pareri su decisioni politiche ha spiegato posso però esprimere il mio pensiero da virologa e quindi posso dire che guardo positivamente il fatto che sia stato introdotto l'obbligo vaccinale contro la Covid-19 eh, diciamo. Così eh, la direttrice del laboratorio di microbiologia Clim e clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, all'indomani dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del nuovo pacchetto di misure anti-COVID, vediamo anche in questo caso, al di là del fatto che ovviamente la Gismondo sia a, a favore del Super Green Pass, che eh, però eh, ammetta eh, pubblicamente che eh, si tratti di un vero e proprio obbligo vaccinale. Allora, Un'altra è questa che fa le piroette ogni tanto. Per sì, dall'inizio. Come Crisanti, guarda, sono tra i due più eh, variabili, cioè che non, non hanno mai tenuto una linea. Beh, anche Bassetti per l'inizio sembravano. All'inizio, poi Bassetti è stato risucchiato nel. È stato probabilmente recuperato allumile, mm. in maniera veloce. Però eh, sì, eh, quello che diceva Gismondo è terribile. Non è assolutamente vero che, che hanno introdotto di fatto un obbligo vaccinale. Eh, però insomma il fatto che iniziano a parlarne oggi se ci fosse oggi... l'obbligo non ci sarebbe la manleva che devi firmare tu po misero tapino quando ti vai a far inoculare il siero così Beh, se dire. ci fosse l'obbligo ci sarebbe una rivoluzione penso probabilmente però pian pianino sai c'è chi io non credo che ci rivedremo mai a un obbligo generalizzato a tutti quanti perché davvero è <ride> vuol dire cioè, non so i loro piani nella testa che hanno ma sono così fuori di testa da poterlo anche eh, provare a fare però secondo me non ci arriveranno mai sarà sempre una piccola eh, abbassamento di diritti fino a poi vedere un po' come reagisce anche il resto della situazione della, della popolazione, vedere anche un po' la narrazione come cambierà magari nei, nei prossimi giorni però eh, insomma non ci arriveremo mai all'obbligo generalizzato Passiamo in a caso prossima. gli conviene, poi chiudo, scusami, gli conviene continuare ad avere un ristretto, poi, mica poi tanto capro espiatorio, cioè comunque una fetta della popolazione a cui addossare le colpe dei propri errori e della propria inefficacia di strategie. Eh ho capito, però se li blocchi in casa, non è più neanche la scusa che stanno circolando. No, eh, però mio. poi in qualche modo qualcosa te lo inventerai sempre. No, no. Eh, ma anche da casa loro. Eh, certo. cioè, sono degli un le onde le psicotroniche. Di... Eh, sì. Esatto. Va bene, prima di passare alla prossima notizia, mettiamo quest'altro video, un altro ragazzo giovane durante la partita di calcio di Champions League. nella stessa sera mi sembra sia successo anche un altro giocatore inglese non abbiamo il video di una partita sempre di Champions League e ricordiamo anche eh, Eriksen giocatore dell'Inter che non vedremo mai più in campo eh, mi dicono che è in situazioni Eriksen ha avuto un problema eh, ah. durante la partita a Danimarca e Svezia ricordiamo. Eh, no, non lo vedremo più in campo sicuro allora, eh, sempre rimanendo in uh, ambito uh, Covid, da sabato iniziano a tornare le mascherine all'aperto in centro uh, di alcune città. Si parte con Milano, presto anche Bergamo, ma si stanno aggiungendo in queste ore anche altre città, come dicevo. Uh, si parte quindi col sindaco di Milano Giuseppe Sala che è pronto a firmare l'ordinanza che prescrive l'obbligo di mascherine all'aperto nel periodo. Natalizio in centro. La disposizione sarà valida dalla mezzanotte di venerdì fino al 31 dicembre e riguarderà l'asse del castello a San Babila, quindi da uh, stasera fino al 31. Stretta in arrivo anche a Bergamo, dove il sindaco Giorgio Gori intende reintrodurre lo stesso obbligo all'esterno in alcune zone della città. E la prossima notizia, Enrica. Mm. Paura qua, eh. obbligo vaccinale giornalisti. L'ipotesi ah. <ride> allora Obbi... vaccinale dei giornalisti a proporre è stato Francesco Vaia, direttore dell'Istituto Spallanzani di Roma, ovviamente democraticissimo. Vaia, che al Tg4 ha sottolineato come fra le categorie a cui occorre estendere l'obbligo vaccinale dovrebbero essere annoverati anche i cronisti. Personalmente sono assolutamente favorevole. Più si estende l'obbligo vaccinale, meglio è. Come lavoratori, noi siamo fra i più esposti. Abbiamo lavorato per tutto il periodo del lockdown. Siamo anche andati nelle zone rosse. Ci sono inviati all'estero, quindi noi siamo esposti, ma è una mia opinione, commenta la DN Cronos, segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Raffaele Russo. A proposito delle parole di Vaia, i vaccini li ho fatti tutti. Li ho fatti tutti, aggiunge. Richiamo compreso. Sono favorevole ai vaccini, quindi tutto quello che porta a estendere la copertura vaccinale per me è assolutamente bene. Per me assolutamente bene. Personalmente sono favorevole all'obbligo vaccinale tut cool. Se si ritiene che i giornalisti debbano rientrare nella categoria obbligatoriamente sottoposta alla vaccinazione, non ho nessun elemento di contrarietà. Anche noi dobbiamo, abbiamo contatti con le persone che avviciniamo, così come la vicino un poliziotto o un professore e così via. Dunque... Occorre dare anche delle garanzie. Così la DN Cronos, Carlo Verna, presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti. Commento. Da, da giornalista. <ride> Farò un piccolo falò della tessera: del tesserino. Guarda, io sto per prenderlo, poi ma sai che c'è? Ma lasciamolo là, là, E vedi che alla fine. tanto per quel che serve. <clears throat> Allora, prima di passare alla prossima notizia, mettiamo questo servizio che è della Casa del Sole, perché è un po' la notizia eh, che sta emergendo negli ultimi giorni. Lo vediamo e poi ci ragioniamo un attimo insieme. L'esercito ha internato alcuni cittadini in un campo di quarantena. Non si tratta del brano di un libro di storia del secolo scorso o di un romanzo di fantascienza ambientato in un futuro sempre meno lontano, ma è quanto è successo in Australia, nei territori del nord, dopo che nove abitanti della comunità di Bingjari, positivi al Covid-19, sono stati trasferiti in una struttura di Howard Springs vicino alla città di Darwin. Il provvedimento è arrivato dopo che sabato 20 novembre le autorità avevano imposto dure restrizioni nella zona. I residenti di Bingiari e Rockhole non hanno più le cinque motivazioni consentite dalla legge per lasciare le loro case, ha affermato il primo ministro del territorio del nord, Michael Gunner, riferendosi alle attività che si possono fare durante il lockdown domiciliare per evitare il trasferimento coatto nei campi, ovvero acquisto di cibo e beni di prima necessità, due ore di esercizio fisico, esigenze di cura o assistenza, lavoro o istruzione e, dulcis in fundo, uscire per raggiungere il più vicino hub vaccinale. Nel puntualizzare che gli internati della nuova normalità potranno lasciare le strutture solo per questioni di emergenza o per cure mediche, il primo ministro deportatore ha annunciato il possibile trasferimento nelle strutture anche di 38 persone sane che avrebbero avuto stretti contatti con i nuovi appestati. Sul provvedimento è intervenuto anche il commissario locale di polizia Jamie Cholkner, il quale ha ammesso siamo consapevoli del fatto che questo può avere un certo impatto sulla salute mentale delle persone e sul loro benessere generale. Secondo quanto appreso dalle dichiarazioni istituzionali, la deportazione non avverrà con treni merci, bensì tramite confortevoli camion dell'esercito. Ma per fortuna è eh, almeno quello. Mi sembra giusto un moderno ghetto avanzatissimo, tra l'altro, visto che belle casette. Poi ci sono le finestrine, comunque, visto, almeno, almeno le finestre le hanno messe. Va bene, passiamo alle ultime due notizie, Erika. Allora, la Camera respinge la sospensiva a Saracugna. A Montecitorio si entra solo col Green Pass. Il Consiglio ritiene che i membri del Parlamento siano tenuti al pari e più di ogni altro cittadino a non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui. Tra l'altro, ne avevamo parlato proprio nei giorni scorsi. Il Consiglio ritiene che non vi siano ragioni d'urgenza per sospendere la decisione dei deputati questori di chiedere il Green Pass a tutti i deputati, quindi anche a Cugnal. Con queste stringate parole è stata respinta. Dalla Camera la sospensiva per la eh, deputata, eh, in questi giorni era stata autorizzata a entrare a Montecitorio senza la certificazione verde. dopo Lo ricordiamo un suo eh, ricorso. A te, povera Sara, ricordiamo tra l'altro che si erano aggiunti anche altri deputati a fare ricorso, tra cui anche Pino Cabras. Esatto. Ok, passiamo invece alla Whirlpool. Sì. Il governo non ha nemmeno presenziato al tavolo per i lavoratori. Eh, ieri, i rappresentanti dei 320 operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli in lotta da 910 giorni contro il licenziamento, si sono recati. A Roma eh, doveva tenersi proprio il tavolo tra l'azienda, sindacati e governo per cercare una via d'uscita e per eh, salvare i posti di lavoro. Ebbene, il ministro dello sviluppo economico Giorgetti e quello del lavoro Orlando non si sono nemmeno presentati. Ne parla l'antidiplomatico. È uno di meglio da fare, poverini, dai. Cosa vuoi che. Sai che i politici ormai sono, non si vedono più, sono solo in televisione, nei programmi. Ma nelle piazze, nelle strade, nelle aziende non si vedono più. Altra notizia, Enrica? Ah, passiamo all'ultima notizia, quella positiva, per cui l'UNESCO, a sorpresa, getta le basi dell'etica per l'intelligenza artificiale per iniziare in qualche modo. Uh, a insomma, stemperare i rischi, le minacce che l'intelligenza artificiale può, uh, può porre eh, di fronte all'umanità. Le Nazioni Unite hanno annunciato un manuale pieno di raccomandazioni etiche che i governi dovrebbero adoperare per approcciarsi alla progettazione e all'uso delle intelligenze artificiali. Tra le cose che eh, l'UNESCO ritiene da evitare compaiono il credito sociale e la sorveglianza di massa, due elementi invece molto diffusi in Cina e che si stanno facendo largo anche nei paesi occidentali. Quindi sono le stesse Nazioni Unite che ammettono il fatto che, si sta, eh, che sta iniziando a dilagare sempre di più la sorveglianza tecnologica, il capitalismo della sorveglianza e il rischio di un credito sociale alla cinese. E quindi si cerca almeno di, eh, anche se un po' in extremis, di mettere dei paletti a rischio di finire come nel sistema di credito sociale cinese. Cioè ce lo dicono anche ragazzi, dai, esatto. sveglia, cerchiamo di svegliarci velocemente perché non, il tempo sta davvero finendo. Siamo avanti così. Ora chiudiamo con questo video. Abbiamo messo anche ieri sera con Maurizio Martucci e questo tra l'altro abbiamo preso la notizia che hai appena pubblicato tu perché l'ho vista al volo di questo robot. Ah sì, ci ho scritto un articolo, sì, tra l'altro eh, ci sono diversi robot che guidano le preghiere o che benedicono, n'è anche uno in Germania, c'è uno che è stato sviluppato da eh, un italiano, insomma eh, degli ammassi di ferraia per quanto possano essere avanzati tecnologicamente che, eh, che in qualche modo finiscono per guidare l'umanità nella spiritualità. Qua ci troviamo veramente davanti alla totale sovversione eh, della, della spiritualità. Ma che è quello che vogliono, comunque. Come certo, ultimo step, ovviamente. il super io, questa grande macchina che deciderà per tutti quanti. Chiudiamo appunto con questo video, Erika Grazie mille. Noi ci vediamo questa sera alle 6 con Michele Giovagnoli, una grandissima puntata, e riprendiamo appunto con questo prete buddista giapponese che è meccanico. Grazie a tutti, eravate tantissimi, ci vediamo più tardi. Buona giornata a tutti. mindar the buddhist robot preaches in japan and is shaped like goddess canon the robot was unveiled at kyoto temple to share buddha's teachings in plain terms mindar is modeled after buddhist goddess of mercy canon the deity transforms itself into various forms to help people this time canon changed into an android According to the temple, she gave a speech on the Heart Sutra and humanity, with English and Chinese subtitles projected on the wall. If an image of Buddha speaks, teachings of Buddhism will probably be easier to understand, said Tencho Gotu, the chief steward of the temple in Kyoto. We want many people to come to see and to think about the essence of Buddhism. The wise robot would help people who usually have little connection with Buddhism. To take an interest in the religion, the project was a collaboration between the Zen Temple and Hiroshi Ishiguro, professor of intelligent robotics at Osaka University, and was built by Tokyo-based A Lab Co. Mean, mean Dark can move its head, arms, and torso. Its body is made of aluminum and silicone. It has a camera installed in its left eye and is about two meters tall, the robot will be shown to the public between March 8 and May 6, 2019.